Un po' costretta a causa del tempo piovoso, la comunità filippina ha celebrato la sua tradizionale festa dei Flores de Mayo, una manifestazione folcloristica e religiosa molto amata nel paese asiatico. Dopo la messa celebrata nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano, un coloratissimo corteo ha preceduto il passaggio della statua della Madonna, che è avvenuto lungo le arcate del portico della chiesa. Flores de Mayo, letteralmente fiori di maggio, ha la sua origine nella festa del rinvenimento della Santa Croce da parte dell'imperatrice Sant'Elena, che si celebrava il 3 maggio e che la riforma del calendario attualmente associa alla festa del 14 settembre. Flores de Mayo vuole dunque amplificare la gioia dei cristiani del IV secolo, quando ebbero finalmente il dono della libertà di culto e venne riscoperto il prezioso legno della croce di Cristo a Gerusalemme. Il corteo prevede la presenza di elegantissime figuranti che ripercorrono le grandi figure femminili della storia della salvezza o si ispirano ai titoli mariani delle litanie lauretane. Al culmine del corteo sfilano la regina imperatrice, che allude al titolo di Augusta attribuito da Costantino alla madre, e la stessa regina Elena, scelta tra le ragazze più belle della comunità, che sfila portando la croce insieme ad un ragazzino in abiti principeschi che ricorda l'imperatore Costantino, che concesse la libertà di culto ai cristiani. Dopo la proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione, questa tradizione dei Flores de Mayo assunse una forte connotazione di devozione mariana, divenendo un poetico inno alla bellezza della Madre di Dio. Secondo gli ultimi dati Istat, nella città metropolitana di Bologna, i cittadini di origine filippina sono oltre 6.000.